oggi la parte proprio biochimica la tratterà magistralmente come sempre il professor Ceccarelli. Noi vedremo, io cercherò di fare insieme a voi un excursus invece altro tipo di problematiche che portano all'obesità, anche alla mancanza di peso o insomma, alle adiposità localizzate eccetera, da un altro punto di vista che è quello psicologico. Perché? Perché è vero che noi dobbiamo conoscere, cioè noi non parliamo proprio delle obesità che nascono da una patologia, poi diventa una patologia nel tempo, però parliamo di quei processi che nascono da una psicopatologia. E queste cause insomma, che portano a una malnutrizione, come appunto le cause psicogene che portano a una alterata composizione dei vari componenti del nostro corpo, con una diminuzione della massa magra sotto i valori normali e un aumento della massa grassa al di sopra. Ci sono tante sono le definizioni di obesità, di questo già ne abbiamo traccia di questa problematica, come l'obesità sia una malattia già 460 anni avanti Cristo dall'antica Grecia da Ippocrate. Noi dobbiamo sempre considerare, quando arriva un paziente da noi, che non dobbiamo fare così una dieta a tutto curva, dobbiamo cercare di capire questa persona, perché è unica e ripetibile nel proprio genere, quale storia abbia alle spalle, perché è diventata obesa, perché altrimenti cominciamo noi e comincia il paziente, perché finito il trattamento la causa persiste e quindi abbiamo un classico yo-yo, si arriva allo sfinimento del medico e del paziente. Quindi dobbiamo non accanirci, la prima cosa, come diceva appunto Ippocrate, la prima cosa è non nuocere, è il nostro dovere di medici, di personale che si occupa di salute. Affronto direttamente l'argomento sull'ortoressia, che molti di noi fino a poco tempo fa non sapevamo cosa fosse, in realtà è una nuova entità nosologica ancora non ben definita, ma che sta a significare quel sintomo che è l'ossessione per il mangiare sano, tra virgolette. L'ortoressia indica appunto l'ossessione psicologica per il mangiare sano ad ogni costo. E chi soffre di ortoressia è controllato proprio da un fanatismo alimentare, ha un complesso proprio di superiorità basato sul cibo, e disprezza chi non mangia sano, e ce ne sono sempre di più. Sono considerati affetti da psicopatologia, quindi diciamo malati, sì. Il paradosso dell'ortoressia è che si ha l'illusione che tutta la salute dipenda dal cibo, e così però vengono precluse le sane relazioni sociali, perché o arrivi col pacchetto, no? Arrivi col mangiolino, quindi insomma non c'è convivialità, non c'è condivisione, pertanto ti precludi un aspetto importante della vita sociale e relazionale. E come sostengono questi due autori, una persona che riempie il giornale mangiando hot dog e biscotti si sente come un missionario, come se avesse salvato il mondo, come se dovesse salvare il mondo, con questo tipo di alimentazione. Insomma, mi sembra un po' estrema, però così che l'hanno definita. Agli ortoressici il cibo fa paura, hanno paura proprio del cibo, quindi lo vanno a cercare in maniera maniacale, si fanno addirittura l'orto sul terrazzo, cioè uno, vabbè, questo non significa che chi ha l'orto sul terrazzo sia un maniaco, però è l'esagerazione, non mangiare altro se non quello, senza avvio certificato, poi magari si va a vedere che effettivamente questo non è, perché le mistificazioni ci sono ovunque. Poi anche per quanto riguarda il bio, è la mia, se tu hai tot ettari innaffiati senza anticrittogamici, esatto, ma quello sopra ce l'ha, l'acqua d'arrivo, e quindi ecco là che tu sei certificato, ma in realtà non è poi così. Il
disturbo psicologico, psicopatologico è un disturbo a carattere ossessivo-compulsivo, cioè vanno sempre a ripetere. Hanno comportamenti ossessivi riguardo la selezione, la ricerca, la preparazione e il consumo degli alimenti, suddivisibili in varie fasi. Spendono più di 3 ore al giorno a pensare che cosa devono mangiare, che cosa devono comprare, come lo devono cucinare. E 3 ore al giorno sono veramente tante. Si sentono in colpa quando sgarrano dalla loro scaletta di marcia, quindi cominciano a stare ancora più male, perché non sono riusciti, si svalutano, perché non sono riusciti a mantenere quello che si erano prefissato, e quindi la loro stima, che già bassa comunque, la loro autostima scende ancora di più, e quindi è un circolo vizioso. Hanno un'insoddisfazione affettiva e hanno un isolamento sociale proprio dovuto a questa preoccupazione di mantenere le regole che si sono imposte. Pianificano con molti giorni di anticipo la loro alimentazione e stanno attenti, guardano le targhette, insomma sono veramente ossessionati dal conservante, come se dovessero vivere in eterno. E c'è appunto penso di essere morire sani, penso di 130 anni, che poi da una certa età in poi non è che la qualità della vita. Sì, adesso c'è questa tendenza, arriviamo a 120-130, ma come? Come? Beh, basta che respiri, no? E poi sono. No, è proprio considerato ormai una psicopatologia ossessivo-compulsiva. Ecco, una deviazione anticipata dalle regole prova veramente una serie di conseguenze a cascata, nefaste, fino ad avere nausea, vomito, indigestione, se non mangi quello che hai mangiato, una cosa che è andata fuori dalla scaletta. La differenza è netta, cioè l'ortoressia è una fissazione relativa alla qualità del cibo, anoressia e bulimia sulla quantità poca o troppa. Le conseguenze sulla vita sociale e sul benessere è pesante, perché c'è l'isolamento sociale, alla fine non trovano spazio, non trovano tanti come loro, non parla del club, perché poi è un concentrato di gente fissata, quindi non è facile la convivenza anche per persone che hanno fobie, che hanno ossessioni, hanno compulsione, perché poi scoppiano tra di loro, hanno bisogno di stare abbastanza da sole, perché sono persone difficili. Nel senso in che dipende sempre dall'estremo, dipende sempre dall'esagerazione, però anche il vegano, cioè io non mi sento qui di fare, però ognuno di noi fa la propria considerazione. Rientra nell'ortoressia, la qualità. Tu lo dici. Maurizio, ho detto giusto? Eh? Ho detto giusto? No, perché ci vediamo con tutti i vegani. Tra di noi qualcuno ci può essere, io lo rispetto, io dico quello che ho fatto in letteratura, io qui vi porto. Poi. Quindi abbiamo detto che l'ortoressico alla fine è un isolato, perché non può andare a cena, non può, tipo noi ieri sera, una volta le due, deve devono stare qua, mangiando, bevendo, cantando, però l'ortoressico questo non fa, perché si prende la lattughina coltivata sul balcone, oppure che viene dal Kenya, la cicerchia che viene dall'Himalaya, non lo so, il sale rosa che viene... Quello lo uso pure io, però non c'è pure l'ortoressico positivo, quello che sceglie il vino buono. Ah sì, quello sì, quello sì. C'è una di quelle magnetine che sul frigorifero che dice la vita è troppo breve per bere vino cattivo. Quindi ci siamo.
Quindi con il passare del tempo è proprio impossibile accettare un invito a cena, andare al ristorante, perché prevale proprio questa ossessione. Gli isolati si isolano. Poi vanno davanti alla televisione, si trovano, non mangiano mai, non mangiano proteine, non mangiano o perlomeno, vabbè, una serie di squilibri tali che li porta comunque ad avere una importante malnutrizione. Quanto è diffusa questa ortoressia? Noi abbiamo il lavoro di Donine e Colleghi del 2004, quindi è abbastanza antico, però c'è, all'epoca su 404 soggetti, ora è molto molto più diffusa, era il 17%. Allora, ed è più frequente, stranamente, negli uomini che nelle donne. Vabbè, io, tu lo dici ora. No, io non dico niente, però perché questo? Perché adesso piano piano negli anni può essere spiegabile perché ci sono degli stereotipi culturali legati alla forma fisica, alla vigoressia, cioè quest'altra nuova forma, per cui gli uomini una parte hanno una, proprio una preoccupazione cronica di non avere un corpo sufficientemente muscoloso, di dare una buona prestazione in ogni senso. E quindi culturale, intellettiva, mentale. E allora mangiano sano perché così sono più vigorosi. L'incidenza in Italia. Sarebbero, sempre la ricerca di questo Donine e collaboratori, sempre sarebbero circa 300.000 in Italia, a fronte di 3 milioni di pazienti con disturbi alimentari, ma sicuramente in questi anni, sicuramente in questi anni è lievitata. Come fare diagnosi? Si somministra, è stato stilato un questionario, poi per chi si vuole aggiornare, vuole interessarsi di più su questo argomento, insomma, se andrà a cercare questo questionario, che valuta un questionario con delle domande, dove vengono fatte appunto queste domande per indagare su vari tipi di comportamento. Per esempio, quando entri in un negozio come ti senti confuso, sei disposto a spendere di più per avere cibi più sani, eccetera. Insomma, queste sono più o meno le domande, alcune delle domande che ci sono nel questionario. E poi alla fine si fa un tonto, un punteggio e dice sì, tu sei malato. Allora, il trattamento va molto alla radice, è complesso, perché è una problematica di tipo disturbo di personalità, poi alla fine è leggero o pesante, dipende se poi è accompagnato da altri tipi di disturbi, tipo psicologico. E sono molto sicure delle loro convinzioni, che diventano proprio ideali di purezza interiore, quindi quasi come una setta, diventano quasi come una setta, cioè loro sono il popolo eletto. Quelli che mangiano bene, che sono bene, tutti noi siamo intossicati, magari il mondo si avvicina, potremmo avere delle radiazioni della carne di maiale, del pollo, cioè quello che sia, e quindi si sentono superiori e rifiutano di conoscere il problema e rifiutano qualsiasi trattamento. Conoscete qualcuno del genere? No. È esatto. Una persona che non tocca il, è una dieta per cui per un mese non so che non devono toccare il cibo con le mani e con la pinza e con i guanti devono lavorare, ma questa è una persona che veramente... poi se le tocchi va e compromette tutta la dieta o se viene toccato neanche si baciano, ma queste sono persone veramente gravemente disturbate, che hanno dei gravi disturbi di personalità, che vanno non nella psiconevrosi, ma sono psicopatici, che c'è una bella differenza. Quando si arriva a questo punto, questa fobia, le fobie gravi tipo queste rientrano nelle psicopatie.
Quindi il trattamento degli ortoressici dovrebbe valersi proprio di un'equipe multidisciplinare, dallo psicoterapeuta al medico al dietista, attraverso un'azione integrata tra la paziente e la famiglia, perché non dimentichiamo che qualsiasi psicopatologia nasce nella famiglia. Quindi se tu curi quella persona devi curare, prenderti cura anche in maniera indiretta della famiglia. Non so se voi conoscete la sindrome di Reckinghaus, di Munchausen, il barone bugiardo, no? C'è una sindrome che si chiama appunto sindrome di Munchausen, sindrome di Munchausen per procura. Io ho conosciuto questa sindrome di Munchausen per procura come pediatra, che io nasco pediatra. E perché l'ho conosciuta? Parlo di 30 anni fa. Che ti arrivano bambini che il 30% non ha nulla, sta bene, però la madre cambia pediatra, cambia ospedale e dice no, quello non capisce niente, cosa non è possibile che nessuno capisca nulla, visto sto bambino, sto non sta bene. In realtà il problema sta nella madre che vuole essere lei presa in cura, ma non riconosce, perché è a livello molto profondo questo suo disagio. Quindi sa che c'è qualcosa che non va, si sente scompensata, si sente non accudita e non contenuta, perché una madre che può nascere tutto da lì, tutto qua, non dalla madre, la madre dalla sua madre, dall'ambiente familiare, da chi si occupa del piccolo, perché il piccolo senza un buon maternage, che sia fatto dal padre o dalla madre, il maternage è l'accudimento, può anche morire. E poi per poter sopravvivere in un ambiente ostile in cui c'ha dei genitori o chi si occupa di lui che hanno dei problemi, quindi non sono in grado di occuparsi del figlio perché a loro volta non hanno avuto un modello positivo su loro stessi, quindi non hanno introiettato un modello positivo per loro e non lo possono passare ai figli. Quindi abbiamo una catena da padre in figlio, madre in figlio, di persone sempre più disadattate, sempre più che devono essere contenute dall'ambiente circostante. E chi è la figura che loro atavicamente, proprio nell'immaginario collettivo, si possono affidare? È il medico. E il medico è il depositario di tutte le loro angosce, tutte le loro ansie, perché è quello che comprende che non li tradisce. Ah, il segreto professionale, noi abbiamo un compito immenso che si sta perdendo negli ultimi anni, io lo vedo, io ho cominciato a fare il medico 40 anni fa, 41 anni fa mi sono laureata con un super laureato in ospedale, da 40 anni fa a ora io ho curato neonati, ho visto che sono in salapatto, che è l'emozione neonatale, perché lavoro pediatria e neonatologia salapatto, quindi ho potuto vedere un po' tutto. Da 40 anni fa a ora anche la collega ospedaliera, anche altri di voi, insomma non conosco tutti voi, ma insomma voglio dire, andiamo tutti noi più vecchi, abbiamo un'esperienza che abbraccia diversi decenni, c'è un cambiamento pazzesco, proprio un viraggio, per cui se tu non sei in grado di comprendere, di capirli, ma ti metti lì come un dirigente d'azienda, quando vengono a studio, i bacchetti, quelli hanno perso la speranza. Tu devi perdere tanto tempo, devi sapere che fare il medico è una missione, non è che fuori il prossimo, come si fa comunque molto spesso, io troppo spesso per quello che dovrebbe essere, perché queste persone se hanno qualcuno che abbia conoscenze possono essere aiutate e capite. Io 30 anni fa, facendo già da 10 anni la pediatra, vedendo tante cose che mi sfuggivano perché non le capivo, però capivo c'era qualcosa sotto, quando arrivava la mamma, sto bambino stava perché parlava male tutti i medici, eccetera. Poi lo ricoverà, a un certo punto che cosa ho fatto? Io non dico che lo dovete fare voi, però vi dico di approcciare questa disciplina. Io mi sono iscritta, mi sono fatta i miei 4 anni di psicoterapia di scuola psicoanalitica e la mia analisi personale, perché volevo capire, volevo cercare di... È importante per noi medici, non è che avere semplicemente laurea in medicina. Io non dico che ognuno di voi debba fare questo percorso così complesso come l'ho fatto io, perché a me comunque piaceva, quindi poi mi confrontavo con le famiglie e non potevo sbagliare, perché poi ha delle generazioni davanti a te. Quindi tornando qui al discorso dell'ortoressia, nasce da lontano,
da una mancanza di accudimento, una mancanza, e quindi tornando alla sindrome di non causa per procura o diretta per procura, perché tu porti il figlio come sintomo, ma quel figlio che tu porti come sintomo è il tuo sintomo di malessere. Quindi tu che cosa devi fare in questo caso? Cioè, sì, effettivamente è vero, sto bambino sta veramente male, non è vero, ma tu ti agganci la madre, perché la madre che vuole essere curata e non lo riconosce, perché magari non lo può dire a casa, perché ha paura che il marito o la moglie, in genere sono le madri che sono le più fragili, per una serie di problematiche che non mi metto qui a fare, questo è un altro discorso, però è importante, perché hanno un carico pazzesco, non è un discorso di genere, perché ognuno apre e chiudo questa parentesi. Durante la gravidanza, perché tutto anche nasce da lì, durante la gravidanza la donna è presa da due immense paure enormi, viene sovrastata da due, vengono chiamate proprio paure primarie. Una è di morire a causa del bimbo che porta in sé, ma questi sono proprio studi psicoanalitici confermati, la bibliografia e tutto. L'altra è il senso di colpa di pensare che il bambino la uccide. Quindi da una parte pensa che il bambino la uccide, perché è un corpo strano che si vede crescere, quindi si scompensa, ha paura. Dall'altra ha paura lei di uccidere il figlio, perché si, per una serie di, poi ognuno ha altro, però queste due paure dominano tutta la gravidanza. Più si va avanti, più questa donna viene dominata, quindi il bambino nasce in un certo modo. Qual è il ruolo del compagno? Il ruolo del compagno è di sostenere la compagna, che poi deve nascere, che poi deve sostenere il figlio e di sostenere se stessa. Quindi faccio questo inciso perché è molto molto importante su quanto poi risulterà dopo. Quindi sembra un giro di Peppe, ma in realtà comunque ha a che fare. Perché i disturbi alimentari come nascono? I disturbi alimentari perché nascono da lontano, nascono dai primissimi giorni di vita. Perché quando il bambino piange e la madre non lo sa consolare, gli fila il biberon in bocca, il seno in bocca, il ciuccio in bocca. Quindi questo bambino sa che per essere consolato, per guarire dai suoi malesseri, deve mangiare, deve avere qualcosa in bocca. Questa è una cosa molto importante. Quindi è vero che c'è tutta la parte che poi c'è veramente, cioè il professor Ceccarelli spiegherà la parte proprio molecolare, enzimatica, tutti i processi che sono fondamentali, importanti per noi che siamo medici per poter approcciare, ma è importante conoscere anche questo aspetto qui, il contraltare. Contraltare è questo: quando ti si presenta una persona obesa, sovrappesa, cioè tu devi andare a capire, devi fare una seduta psicoterapia, non c'è niente da fare, e se non la sai fare perché non sei ferita, la devi mandare da uno di cui tutti i fili, perché io vi dico la verità, navigando nel mondo degli psicoanalisti, dei psicoterapeuti, conosco tanta gente che fa la specializzazione, cioè fa lo psicoterapeuta senza aver fatto un'ora di analisi personale, conosco, che provengono dai più svariati ambienti, quindi voi dovete conoscere da chi li mandate, dovete essere sicuri da chi li mandate, perché si improvvisano, si fanno uno scuolino anche per corrispondenza, siccome va molto di moda, o perlomeno era facile in qualche modo un tempo, perché c'è stata una sanatoria, parlo del 92, Quindi se voi, quando vi si presenta una persona, specialmente un adolescente, una giovane donna, cioè, questa c'è la vita davanti, che può cambiare radicalmente, quindi non è la dieta in sé, è solo la dieta, fai questo, perché quella dopo due mesi torna ancora peggio di prima, anzi non vi torna più, perché fallisce. Adesso io sono andata un po' fuori, ma rientro, quello che poi andiamo veloce, perché credo che questo argomento sia molto importante che noi lo fissiamo. Poi vi ritorna, e quindi se fallite voi come vogliamo noi, come medici, finiscono loro come persone che si sentono di aver fallito e di non hanno più autostima, già non ce l'avevano perché erano obese, già non ce l'avevano perché erano delise, poi il mondo è terribile, già vanno a comprare un vestito e non gli entra, c'è il mito della donna magra alta, noi italiani, nel senso del popolo mediterraneo. E quindi ecco perché ritorniamo al trattamento dell'ortoressia, dovrebbe avvalersi